Allora, prima di continuare, anche per Silvia abbiamo un autore, un attore, do il benvenuto ad Andrea. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, Ciao. buonasera Silvia, buonasera Marta, buonasera Luca e Buonasera. buonasera a tutti chi ci sta ascoltando. Andrea ha pronto per noi un estratto dell'edizione della Fiamma, quindi lascio a lui la parola. Grazie mille Luca. C'era qualcosa di rovente al centro del suo essere. Era come una sfera di fuoco, una tempesta di fiamme che bruciava con una potenza inaudita, impossibile da spegnere. Quel nucleo ardente era l'unica cosa che sentiva Zolin in quel momento. Per il resto era come morta. Non sentiva il freddo, non sentiva la sete e non sentiva nemmeno più il dolore. In quel momento non pensava, non provava sentimenti. Se non fosse stato per quel magma incandescente che gli stringeva il cuore, avrebbe potuto non esistere. Iniziò a nevicare. Fiocchi di neve cominciarono a depositarsi su di lei, sul suo corpo magro, sulle sue braccia spezzate, sulla gola tumefatta. Presto ne sarebbe stata sepolta. Azulin non si mosse. In quel momento lei non era altro che un nucleo di fuoco al centro di un corpo distrutto. Ma qualcosa le diceva che quel fuoco non si sarebbe spento. Non ancora. Quel fuoco niente poteva fermarlo. Eppure non c'era sollievo, non c'era consolazione o confronto nel sapere questo. Solo la verità assoluta di fiamme altissime. A lungo rimase così, priva di pensieri e di sensazioni, in quello strano mondo che aleggia senza forma tra la vita e la morte. Poi qualcosa la toccò su un fianco. Se ne accorse a stento. Se aprì gli occhi fu solo per un riflesso condizionato, non perché le interessasse vedere cos'era stato. In quel momento non le importava nulla, nulla che non fosse il rogo che le bruciava dentro. Tuttavia vide una sagoma scura stagliata contro il cielo bianco gonfio di neve. «Questa è viva!» sentì dire. E la voce le arrivava come da un pianeta lontano, come se avesse dovuto attraversare chilometri di ovatta per raggiungerla. E non aveva alcun significato per lei. Richiuse gli occhi. «Ridotta malissimo!» disse un'altra voce. Anche questa pareva aver viaggiato per chilometri, solcato interminabili distese, attraverso le quali aveva perduto ogni senso. Guarda i suoi vestiti, deve aver perso praticamente tutto il sangue che aveva. Per me non conviene prenderla, è troppo rovinata. Ma qualcuno che si piglia i catorci c'è sempre. E poi, secondo me, il sangue non è il suo. Non vedo grosse ferite, rispose la prima voce. Non so, mi sembra comunque messa male con quella braccia. Azzolin non ascoltava, ma sentiva. Era come se le parole le passassero attraverso. E lei le lasciava transitare senza cercare di trattenerle o di comprenderle. Beh, al massimo la diamo da mangiare ai Cork. Vieni un po' tu, il carro è tuo. Poi Azzolin percepì la prima vera sensazione al di fuori di quell'incendio in mezzo al petto. Qualcuno le aveva dato un colpo al braccio destro. Un'esplosione di dolore le percorse l'arto fino alla spalla e mise un gemito. Vedi? Ha ancora un po' di forza e ce l'ha. Disse il proprietario della prima voce con un tono brillante. Guarda! Azzolin gridò, mentre una piccola mano le stringeva il braccio proprio nel punto in cui Radio e Lulna erano stati spezzati. La ragazza sentì una lingua di fuoco proveniente da quel nucleo di mamma che le riempiva il cuore, lambirle i polmoni. Poi avvenne una cosa strana. Grazie. Grazie, sei stato fantastico! Che Merci. bello! Penso faccia Grazie niente di che mille! Sono mancherebbe. commossa! Oddio, no, non era questo quello che volevo, ecco. Anzi, più che altro penso che prenderò il libro. Eh sì, Ma perché sei stato sennò bravissimo, avevo il terrore che facesse una roba prosopoposa, invece... No, Oh no, no, mio ho cercato di fare del mio meglio, grazie comunque. Dio! Grazie Grazie Andrea, Grazie a ciao! voi. Buona serata a tutte e continuate così, ragazze. Grazie!